Ragazze, bentornati in questo nuovo video. Allora, iniziamo subito. Andiamo a vedere l'oroscopo per il segno zodiacale dei pesci. Saluto Fabiana, se sta per caso guardando questo video. Non lo so se lo sta guardando, ma nel caso io la saluto lo stesso. Allora, oggi, non ve lo accenno anche in questo video, ma ormai l'ho detto in tutti, fino allo sfinimento, quindi penso sia abbastanza trasodato. Andiamo a utilizzare uno schema che si chiama Linee della Vita. Quindi lo sapete, è uno schema nuovo, una tecnica nuova. Vi lascio anche una frase. Non aspettare di perdere peso, avere più soldi, trovare la persona della tua vita. Fai in ogni momento il meglio che puoi con quello che hai. Il meglio che puoi con quello che hai. Ricordiamocelo. Allora, direi di iniziare. Partiamo subito, è una stesa a 9 carte, a gruppi di 3, quindi andiamo a vedere che cosa ci suggerisco. Allora, partiamo subito. Per il segno zodiacale dei pesci. Ok, poi cos'altro per il segno zodiacale dei pesci? C'è un po' di è un periodo un po' triste per te questo, un po' sconsolato, un po' ricco di fragilità, non di rabbia, non di paure, ma è proprio un periodo malinconico questo per te. Anche sei molto legato alla tua famiglia, è successo qualcosa, non ti sei capito bene con qualcuno, sei un po' allo sbaraglio, non sai neanche tu come comportarti. È come se avessi perso, possiamo dire così, come se ti sentissi perso, come se fino a ieri sapevi chi eri, che cosa fare, eccetera, eccetera. Adesso invece hai perso tutte le tue certezze, tutto quello che ti caratterizza, ti dà sicurezza, ti rende orgoglioso di te e via dicendo. Comunque, allora, ci sei? Io parto, inizio. Allora, pesci, innanzitutto in amore io vedo che c'è un periodo di solitudine, nel senso che non credo che tu ti stia sentendo con qualcuno, non credo che tu sia sposato o fidanzato, penso che tu ti stia prendendo tipo un momento per rimanere da solo. O voluto, quindi che veramente, cioè desideri anche tu rimanere solo in questo momento della tua vita, o perché magari non trovi la situazione giusta, la persona che ti capisce, la persona che apprezza ciò che sei, che ti ama per quello che esprimi. Però io vedo che tu preferisci essere magari una persona difficile, ma essere coerente con te stesso, con te stessa, piuttosto che avere una relazione, un rapporto con qualcuno di molto anonimo, che potrebbe poi a sua volta farti sentire molto anonima o molto anonimo. Vedo che anche la tua famiglia, però, in un certo senso non sempre ti è vicino in questa cosa, o che non accettano certe relazioni che hai avuto, o non ti stanno accanto come vorresti, non è il tuo luogo confident. Ci sono anche delle difficoltà in famiglia e fanno vedere che se tu non risolvi queste cose rischi di diventare una ameba, cioè rischi di essere davvero troppo squilibrato, troppo sconfusionato, troppo in balia della vita. Devi riprendere un pochino le tue redini, perché qui c'è proprio una mancanza di progettualità.
C'è anche un grande lasciarsi trascinare dagli eventi e non determinarli, ok? Che questa è una cosa brutta perché se tu li determini sei creatore del tuo destino e noi siamo dei creatori del nostro destino, ma se tu lasci che le cose accadano a caso, chiaramente poi non tutto ti piacerà perché non sei stato tu a sceglierlo. Pensaci. Pensaci, io ti ho detto. Sul lavoro sei abbastanza una persona sicura, una persona caparbia, una persona che esegue. Però anche lì, scusate, ti sei estraniato dagli altri. Stai giocando un po' la tua partita senza coinvolgere i tuoi colleghi. Ognuno ha un proprio lavoro, Quindi si può parlare di amicizia, di amore. Si può parlare di colleghi di lavoro, si può parlare di solitudine, mancanza di affinità con i colleghi, si può parlare di corso universitario, di studio, di scuola, di mille cose. Però anche lì sembri un po' estraniarti dal contesto che ti riguarda, che ti avvolge. E fanno vedere però che poi tu, anche nel tuo da fare quotidiano, riesci a ritrovare un tuo equilibrio, cioè, sicuramente, ma farai veramente molta fatica. Vediamo perché sei così in silenzio. È successo qualcosa? Io sento questa cosa che c'è un po' di cattiveria che aleggia nell'aria verso di te, non capisco perché. Ancora è uscita la stessa carta di prima. Non sai dove sei, non sai chi sei, non sai che cosa vuoi. Allora, per qualcuno, non è detto che risuoni a tutti, ma per qualcuno di voi potrebbe essere che siete rimasti incinta e l'uomo amato o la vostra famiglia non ha preso bene questa notizia. Magari siete giovani, magari è successo qualcosa, magari è una gravidanza inaspettata. Magari non sai, non hai detto questa cosa a qualcuno, non sai come gestirla. O sei tu che ti occupi di questioni un po' particolari, non sai a chi dirlo, non sai se stai facendo la cosa giusta. Ho tipo questa sensazione. Però tu sai quello che hai fatto, cioè qualsiasi sia l'esito, tu sapevi quello che facevi. Quindi c'è una tua consapevolezza. Adesso è come se cercassi un po' l'approvazione delle persone che ti stanno accanto, l'accoglienza, la morbidezza della tua famiglia, però allo stesso ti senti davvero a pezzi. A me dispiace dire queste cose, mi dispiace perché non è bello neanche comunicare a chi mi segue, a chi mi ascolta, che magari sta vivendo un periodo brutto, riconfermare questa cosa. Però è meglio esserne coscienti e lavorarci su che esserne ignari e far finta di nulla. Vediamo queste intenzionalità che cosa riguardano. C'è comunque anche molta severità che tu poni a te stesso o te stessa, soprattutto secondo me se sei una donna, soprattutto se sei una donna, sei molto esigente con te stessa, forse troppo. Vedi, cercare di essere un po' più serena, un po' più tranquilla. C'è comunque un grandissimo caos, non si capisce niente. È una situazione molto, molto particolare, che non mi lascia un po' così, sincera. Sincera, vediamo. Non lo so, è successo qualcosa, ti sta succedendo qualcosa, non ci capisci nemmeno tu, non sei felice, sei dubbioso, sei pensierosa, sei solo e non sai neanche tu che cosa, dove sbattere la testa. Però questa cosa non può durare in eterno, cioè devi fare qualcosa di reagire
Perché di sicuro se ti comporti ugualmente come hai fatto finora non cambia nulla, te lo dico per esperienza. Quindi qualsiasi cosa sia, ma ti prego, fai qualcosa. Quarzo ialino, che ce l'ho anche qui, guarda per te. Quarzo ialino. Corpo energetico, luminosità e purezza. Quindi anche il ricordo del fatto che tu sei una persona pura. Il pesci è un segno a volte anche ingenuo, ma semplice nella sua esistenza. Canalizza le tue energie. Però anche qui ho anche le carte, non mi aiutano, vanno troppo sul vago, sul generico. Io voglio delle risposte più sicure e più precise, ma niente, oh. Ok, le risorse, forse le cose che stai facendo o le persone che hai attorno a te non stanno tirando fuori il meglio di te. Prova a pensare se c'è uno sport, se c'è qualcosa che ti piace fare, dedicati un pochino a quello. Nel costruire qualcosa nel tuo futuro, anche se adesso c'è un periodo di distruzione nella tua vita. Esatto, e capire chi sei, lavorare sempre, dicono le carte, lavorare su di te. Però c'è comunque qualcosa che non mi torna, qualcosa che le carte stanno tenendo nascosto, non so perché. Non so perché. Boh, vediamo se ci sono delle belle notizie. Mi dispiace neanche. Allora, non mi è mai successo in realtà di avere una situazione così, quindi un po' catastrofica, diciamo, e non riuscire a dare dei consigli. Vediamo comunque adesso queste carte cosa dicono, ma a prescindere dalle carte, se davvero ti rispecchi in quello che ho detto, perché può essere che a tutti non risuoni, ma secondo me a qualcuno. Non so, mi sembra di averci azzeccato un po', fai un bel respiro, fermati, prenditi 2 o 3 giorni di libertà e poi riparti da zero. Questo è il consiglio più spassionato, ascoltati, tu sai di che cosa hai bisogno, non serve che vedi questo video o fai particolari pensieri, no? Chi cerca trova, quindi credo in amore. Accogli il nuovo, vedi? E cambiamenti in famiglia. Quindi anche le prospettive sulla famiglia diventano positive. Accogli il nuovo, ma io già lo sapevo che, vedi, la motivazione è proprio quello che manca. Sei demotivato, sì. E c'è anche il perdono, il guarire dal passato. Ma accogli il nuovo, secondo me, è quello che chiama di più te e la tua persona. Vediamo invece queste qui e cosa dicono. Allora, imprevisti inaspettati, quindi ancora verrai messo alla prova dalla vita. Quella persona dirà no. Sarai d'aiuto per un bambino, quindi il discorso della gravidanza che facevo prima, magari non è una gravidanza, ma magari hai preso una decisione su un minore, su un bambino, su qualcuno di piccolino e non hai ricevuto l'appoggio di altri, l'affido, che ne so io, l'adozione. Incontrerai un rivale in campo lavorativo, quindi attenzione anche sul lavoro. Va bene, io ragazzi vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Se siete arrivati fino a qui, commentate con Pino Verde, iscrivetevi al canale e
se davvero questa cosa vi rispecchia, questa situazione è affine a quello che state passando, ricordatevi che è un periodo, è un momento e non tutto destinato a durare in eterno. Ogni cosa ha un suo ciclo. Probabilmente per il vostro percorso di vita serve anche questo tipo di esperienza per crescere, ma nulla di più, non allarmatevi più del dovuto. Un bacio. Ciao, pesci!